Ora, senza rubare altro tempo alla discussione, passerei la parola al moderatore della prima delle sessioni sugli Open Data, intitolata La rivoluzione degli Open Data tra ostacoli e opportunità. Il moderatore è il professor Andrea Rossetti, dell'Università degli Studi Milano Bicocca, è docente di filosofia del diritto, grande esperto di nuove tecnologie, dell'interazione tra diritto, filosofia e nuove tecnologie. Qui forse però mi permetto di fare una presentazione più legata a una piccola ma importante iniziativa Open Data che, in cui è stato coinvolto direttamente insieme al Centro Next, insieme a Biennale Democrazia, al professor Rossetti, che è l'esperienza del Torino Open Data Contest, che è stata la prima gara, la prima call per idee nell'ambito Open Data in Italia, anche un po' un progetto pilota, una sperimentazione per la gara menzionata prima, Apps for Italy, che è tuttora in corso a una scala nazionale. Lascio la parola al professore Rossetti, grazie. Grazie Federico, grazie Nexa per l'invito. Io cercherò di rubare pochissimo tempo, in realtà, di far parlare il relatore, perché il tempo che abbiamo è proprio poco. Ciascuno di loro parlerà una decina di minuti a testa. Allora ricorderò, c'erano dei seminari a Oxford tenuti da Wittgenstein e dai suoi amici, il Circolo di Vienna, si chiamava il Circolo degli Apostoli. In questo circolo era vietato parlare più di 11 minuti, perché si diceva che in 11 minuti si poteva dire tutto ciò che è interessante. Qui abbiamo un minuto in meno, però spero che riuscirete lo stesso a fare il vostro dovere, e quindi lascio la parola per prima cosa a Cristina Sappa. Prego. Buon pomeriggio, sono Cristina Sappa, sono project manager del progetto AVPSI, progetto di ricerca che cercherò di presentarvi, di spiegarvi in questi 10 minuti che ho a disposizione. AVPSI sta per Extracting Value from Public Sector Information, Legal Framework and Regional Policy. Chi siamo e che cosa facciamo? Appunto, si tratta di un progetto di ricerca applicata, quindi c'è una fase di studio, una fase in cui questo studio si concretizza in identificazione di licenze e di linee guida sull'accesso e riutilizzo dei dati pubblici. È un progetto di ricerca in cui sono coinvolti il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, che è capofila, il Centro Nexa come partner insieme alla Fondazione Rosselli, e poi c'è anche un contributo da parte dell'Università del Piemonte Orientale e da parte di altri enti di ricerca stranieri, 3 più precisamente. Qual è l'oggetto della nostra ricerca? È la PSI, Public Sector Information, che sta per dati pubblici. Cosa sono i dati pubblici? E qua quello che vi dico, rimando un pochino alle precedenti relazioni, in particolare a quella di Carlo Mochi Sismondi, ma anche a quanto è stato detto da Stefano Costa e del professor Calderini. I dati pubblici sono tutti quelli prodotti, generati e gestiti dagli enti pubblici, dagli organismi di diritto pubblico e anche in parte noi vorremmo dire dalle imprese pubbliche, almeno nella misura in cui queste si occupano di funzioni di servizio pubblico e non di non esercitano funzioni economiche. I dati pubblici, quindi, più precisamente che cosa sono? Sono i dati meteorologici, catastali, geografici, ma anche i dati di musei, archivi e biblioteche. Il progetto di ricerca studia che cosa? Non solo il dato pubblico, ma studia l'accesso e riutilizzo a questi dati pubblici. Accesso e riutilizzo che sono due fasi distinte, una preliminare all'altra, e che hanno delle implicazioni giuridiche anche che sono poi regolamentate in norme differenti. Qual è l'obiettivo del progetto di ricerca e dello studio dell'accesso e riutilizzo dei dati pubblici? L'obiettivo è proprio di estrarre del valore, extracting value, e qua rimando al titolo del progetto, da questi dati. Quindi cercare di sfruttare il potenziale di questi dati anche in termini economici, cioè favorire i terzi perché possano appunto fruire di questi dati avendovi un facile accesso e riutilizzarli creando ad esempio delle applicazioni che possono essere appunto utili e ben inserite nel mercato. Che cosa
EVPSI è un progetto appunto di ricerca che studia gli aspetti giuridici prima di tutto, infatti studiamo il legal framework, il quadro giuridico sull'accesso e riutilizzo, e c'è uno studio sia sulle disposizioni comunitarie ma anche nazionali e regionali. Le disposizioni comunitarie, con questo termine faccio principalmente riferimento alla normativa generale sul riutilizzo dei dati pubblici, che è la direttiva del 2003-98, ma non solo, perché c'è una serie di altre direttive che sono importanti, che bisogna tenere in considerazione, come la 2003-4, che è la direttiva Inspire, cosiddetta Inspire, che sarebbe la direttiva che si occupa delle infrastrutture dei dati geospaziali, la direttiva 2007-2C, che è la direttiva sull'accesso alle informazioni ambientali, e quindi che recepisce la convenzione di Aarhus, anzi forse ho invertito i numeri, la 2007-2 è quella sull'Inspire e la precedente quella sull'accesso alle informazioni ambientali. Ma ci sono anche delle direttive, le altre due che ho menzionato qui nelle mie slide, riguardano il sistema dei trasporti intelligenti, quindi il sistema di trasporti su strada, e l'ultima, 2008-56, è una direttiva che tratta le politiche ambientali sui dati marittimi, quindi è veramente un quadro abbastanza complicato. In Italia studiamo da un punto di vista nazionale la normativa italiana, cioè il decreto legislativo 36/2006 che ha recepito la normativa europea, la direttiva europea 2003/98, quindi la norma generale sul riutilizzo dei dati pubblici, e ci occupiamo anche in una prospettiva di diritto comparato anche delle omologhe leggi degli altri stati, come ad esempio la legge francese del 78 sull'accesso ai dati pubblici, nel quale sono state integrati le norme una volta recepita la direttiva sul riutilizzo. E infine ci occupiamo anche delle disposizioni regionali, sulle quali forse qualche parola verrà detta nel panel successivo. Chiaramente studiamo solo le norme, studiamo anche la giurisprudenza in particolare italiana e di altri paesi. Trovate sul sito VPSI, vi indicherò l'indirizzo dopo, trovate delle sintesi di alcune decisioni rilevanti in materia di dati pubblici. Troverete delle sintesi sia in lingua inglese che in lingua italiana. Tra l'altro, qua devo aprire una parentesi e devo parlare non solo di EVPSI, che è appunto progetto di ricerca, ma anche di LAPSI. LAPSI, che è la rete tematica europea sul riutilizzo dei dati pubblici, che è coordinata proprio da Nexa. Allora, l'APSI si occupa principalmente dello studio dei problemi giuridici che sono relativi al riutilizzo appunto dei dati pubblici. È una rete tematica e quindi non è un progetto di ricerca. In una rete tematica non si fa ricerca, si condividono delle posizioni su dei temi specifici, ma chiaramente una fase di ricerca preliminare è necessaria, e in questo modo EVPSI riesce a contribuire anche ai trovati di LAPSI che sono che hanno anche un ruolo abbastanza importante, come viene riconosciuto negli ultimi documenti annunciati dalla Commissione europea il 13 dicembre scorso, e più precisamente la proposta di revisione della direttiva 2003/98 e l'Open Data Strategy. Se andate pagina, mi sembra, 7 e 15 dei rispettivi documenti, trovate la menzione di LAPSI. Quindi c'è un'interazione tra il progetto di ricerca EVPSI e il progetto, la rete tematica LAPSI. Un'interazione peraltro che si completa nei termini che vi esporrò tra poco. Inoltre, EVPSI interagisce anche con un altro, in modo un po' indiretto, con un altro progetto europeo, che è il progetto SharePSI. Perché? Perché l'APSI
coordina il pilastro giuridico del progetto Share PSI, e EVPSI, che chiaramente è funzionale all'APSI, in qualche modo contribuisce anche ai trovati di Share PSI, che però mi sembra di capire che rimane un pochino indietro rispetto all'APSI e rispetto ad altre reti tematiche e ad altri progetti europei. Allora, un'altra cosa altre due cose fondamentali di EVPSI sono il fatto che non ci occupiamo solo di legal framework, ma anche di regional policies. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non basta studiare il quadro giuridico, bisogna anche capire come estrarre valore dai dati pubblici secondo dei termini economici e anche secondo un utilizzo appropriato della tecnologia a disposizione. Per questo EVPSI è un progetto chiaramente interdisciplinare. Nell'ambito del quadro giuridico noi studiamo diversi aspetti dell'accesso e del riutilizzo dei dati pubblici, quindi gli aspetti di diritto amministrativo, di diritto privato, di proprietà intellettuale, di privacy, i dati personali, eccetera, protezione dei dati personali, eccetera. Ma poi ci sono anche gli aspetti economici e gli aspetti tecnologici da considerare. Per questo appunto c'è in questo senso Nexa chiaramente riveste un ruolo fondamentale nell'aiutare il Dipartimento di scienze giuridiche. E come qua ho indicato, vicino all'interdisciplinarità, Share PSI e EPSI Platform, perché si tratta di altri due progetti europei appunto che lavorano proprio sulla base anche di un'interdisciplinarità e di una complementarità di punti di vista, ecco. EVPSI, progetto di ricerca che si focalizza principalmente sulla dimensione subnazionale e locale dell'accesso e riutilizzo dei dati pubblici, cioè come si può estrarre valore dai dati pubblici locali, quali sono le implicazioni in termini di anche attrattività presso la regione, la località che produce, che genera, che gestisce dei dati pubblici. Queste sono le domande che appunto ci chiediamo in EVPSI, e qua vedete che Nexa da un lato con EVPSI si concentra sulla dimensione locale e subnazionale, dall'altro con l'APSI si concentra sulla dimensione sovranazionale, quindi in un certo senso Nexa riesce a coprire proprio, come dire, l'intera gamma dei livelli di studio dell'accesso e riutilizzo dei dati pubblici. Insisto ancora una volta sul fatto che accesso e riutilizzo sono due cose diverse, due fasi diverse. La direttiva europea qui si occupa solo di riutilizzo di dati pubblici. Perché? Perché l'accesso è una prerogativa nazionale, cioè solo il legislatore nazionale può esprimersi in materia d'accesso, non vi è competenza della Commissione e delle altre istituzioni europee per legiferare sull'accesso. Su questo poi approfondirà la relatrice che mi succede. Vado a concludere. Allora, detto tutto questo, come facciamo noi per identificare delle politiche regionali che permettano effettivamente di massimizzare lo sfruttamento del potenziale dei dati pubblici? Appunto tramite la ricerca applicata, ritorno su questo punto, tramite l'identificazione di linee guida di licenze che possano veramente agevolare gli utenti sia nell'accesso che nel riutilizzo di questi dati. Questi sono alcuni dei quesiti e dei primi trovati di EVPSI. In particolare crediamo che ci sembra di aver capito che sia i formati che delle licenze open, aperte e standard siano la soluzione la soluzione ideale forse per appunto facilitare questa operazione. Ci sono delle, chiaramente la parte, i giuristi del gruppo di EVPSI studiano piuttosto le licenze che i prezzi del riutilizzo sui quali si esprimono gli economisti del gruppo, mentre sui formati si esprimono principalmente gli ingegneri. Rimangono delle questioni aperte,
le questioni aperte che mi sembra di poter raggruppare in tre livelli, li ho chiamati qua. Allora, anzitutto ci facciamo molte domande su come raggiungere veramente, come realizzare una standardizzazione o quantomeno un'interoperabilità sia tecnica che giuridica, cioè come far parlare tra di loro i formati e anche le licenze di riutilizzo. In secondo luogo c'è una questione di, appunto, di bilanciamento degli interessi, quindi come far interagire in modo adeguato i vari diritti in campo, quindi la tutela dei dati personali con invece l'interesse all'accesso e al riutilizzo, per esempio. Poi ci sono degli approfondimenti particolarmente di particolare dettaglio in ogni ambito specifico, ad esempio la questione dell'anonimizzazione dei dati: qual è la tecnologia giusta per anonimizzare i dati, qual è la tecnologia meno onerosa, quali sono le implicazioni in termini anche di responsabilità erariale per questo tipo di procedura. Non vi ho detto sicuramente tutto, non so se sono stata chiara. Qualora aveste delle domande potete farle a me, oppure potete consultare il sito evpsi.org. E comunque organizzeremo un seminario aperto a Torino il 9 luglio 2012, al quale chiaramente siete invitati. Troverete più informazioni in tempo utile sul sito. Nel frattempo ci sarà la conferenza pubblica l'APSI il 23 e il 24 gennaio, un po' più lontano, a Bruxelles, però speriamo ugualmente di vedervi. Grazie. Ripeto, parlerò dei rapporti tra la disciplina del riutilizzo dei dati pubblici e l'accesso ai documenti amministrativi, quindi da un punto di vista giuridico. Secondo me è importante definire comunque la nozione di diritto di accesso, ai sensi della legge 241 del 90, che è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. A differenza dell'accesso, il riutilizzo e l'uso del dato di cui è titolare sia una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico a fini commerciali o non commerciali, diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali, ovviamente dall'amministrazione o dall'organismo di diritto pubblico. Secondo la legislazione vigente, la decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta al singolo ente pubblico interessato, e questa è una grande differenza rispetto al diritto d'accesso, che ovviamente, essendo un diritto, comporta degli obblighi in capo alla pubblica amministrazione. Quindi, quando individuiamo le ipotesi di riutilizzo, ci vengono in mente i dati già disponibili, quindi quelli di cui si è già parlato prima, il caso di gli obblighi di diffusione attiva dell'informazione da parte della pubblica amministrazione. Oppure un'altra ipotesi è quella dell'istanza di riutilizzo, che però è un'istanza diversa dall'istanza di accesso. Questo perché l'articolo 1, al terzo paragrafo della direttiva di cui si è già parlato, la 98 del 2003, prevede che la presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti. Poi anche nel decreto legislativo 36 del 2006 si fa salva la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla 241 del 90. Questo significa, in primo luogo, che saranno esclusi da riutilizzo i documenti che sono già sottratti all'accesso dall'articolo 24 della legge sul procedimento. Si pensi per esempio ai documenti coperti da segreto di Stato, quelli relativi a procedimenti tributari, per fare un esempio. Il problema è che, se sono esclusi dall'applicazione della direttiva i documenti per i quali è richiesto un particolare interesse, e che l'articolo 22 della legge 241 del 90 stabilisce che soggetti interessati a chiedere l'accesso sono soltanto quelli che abbiano un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, il che ad una prima lettura parrebbe escludere per tutti i documenti accessibili la possibilità di riutilizzo. In realtà questo non è vero, perché il documento accessibile ai sensi della 241 del 90 non necessariamente non sarà mai riutilizzabile, perché ciò che distingue le due discipline
e il fine per cui si chiede di prendere visione dei documenti, fine che determinerà poi la disciplina applicabile. Quindi, quando si chiede di visionare un documento per tutelare in via giurisdizionale una propria situazione giuridica soggettiva, si utilizzerà l'istanza di accesso, che ovviamente comporta obblighi molto più pregnanti in capo alla pubblica amministrazione. Quando invece si chiederà la visione del documento a fini diversi, tipo fini commerciali o non commerciali, in questo caso si utilizzerà l'istanza di riutilizzo. Per dimostrare comunque la vicinanza tra accesso e riutilizzo, è importante ricordare che nel nostro ordinamento esistono delle ipotesi precedenti all'introduzione del decreto legislativo 36 del 2006, in cui l'accesso è stato utilizzato per consentire il riutilizzo. L'esempio è quello dell'accesso alle liste elettorali, dove si utilizza il diritto di accesso in realtà però a fini di riutilizzo, in quanto si può ottenere l'accesso non soltanto a fini elettorali, ma anche per riutilizzare a fini non commerciali. Chiaramente questa possibilità di utilizzare la disciplina dell'accesso è un vantaggio per il privato, proprio per gli obblighi che ci sono in capo alla pubblica amministrazione e anche per la tutela sia in via di ricorso amministrativo che in via giurisdizionale che è prevista in materia di accesso. E quindi il privato vede notevolmente incrementate le sue possibilità di successo, a differenza di un'istanza di riutilizzo che, come abbiamo detto all'inizio, è nella discrezionalità della pubblica amministrazione. Ma le cose sono leggermente cambiate nella proposta di revisione della direttiva, infatti, che la proposta di revisione che non modifica l'articolo 1 terzo paragrafo, dove si collegava la possibilità, dove si escludeva la possibilità di riutilizzo qualora si dovesse far valere un proprio interesse. Però nel considerando 7 viene stabilito l'obbligo per gli stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti generalmente accessibili. Questo vuol dire che nel silenzio della pubblica amministrazione sui dati già disponibili o anche su quelli ottenuti ad esito di un'istanza di accesso, quando l'accesso sia consentito a chiunque, e qui riferimento alle informazioni in materia ambientale in primo luogo, in questo caso non sarà più nella discrezionalità dell'amministrazione poter decidere se consentire o meno riutilizzo, ma il riutilizzo deve essere obbligatoriamente consentito. Ho finito, grazie. Grazie, volevo in pochi minuti descrivere un aspetto complementare a quelli che sono stati illustrati sinora, che fanno sempre parte del progetto VPSI. Eccoci qua. Ed anche un aspetto complementare a quanto ha descritto questa mattina Carlo Mochi rispetto alle proprietà dell'open government. Abbiamo parlato di trasparenza, partecipazione, efficienza, che naturalmente è anche una sua declinazione economica all'interno della pubblica amministrazione, tutte proprietà assolutamente centrali del paradigma open data. E aggiungo in questi pochi minuti invece gli aspetti puramente economici di questo paradigma. Adottando uno schema molto semplice che prevede due grandi classi di potenzialità economiche del paradigma open data applicato all'informazione del settore pubblico. Il primo è in sostanza quanto è stato enunciato recentemente nell'ambito del lancio della Open Data Strategy europea da Neelie Kroes. In questa frase si riassume in maniera piuttosto semplice e intuitiva quanto si vuole, come dire, quale sia l'implicazione da questo punto di vista nell'impulso all'imprenditorialità che un rilascio di informati aperti di dati del settore pubblico può generare. Il potenziale di riuso delle banche dati del settore pubblico è molto ampio, questo per una serie di motivi. Il primo è perché in sé l'informazione del settore pubblico ha un valore particolare, dato dal fatto che copre tutti i settori rilevanti della vita economica e sociale dei territori a tutti i livelli amministrativi, per il mandato tradizionale del settore pubblico che è presente in ogni settore, ed è un flusso in costante produzione. Qualsiasi attività economica che viene svolta ha un suo corrispettivo di dati che il settore pubblico registra e custodisce, e noi speriamo che rilasci per essere riutilizzato. Secondariamente,
può consentire, specialmente quando in formato digitale, quello di cui parliamo, processi di innovazione a valle, di, quindi intelligenza che si attiva a partire da quei dati, sia entro progetti di tipo cumulativo, di tipo comunitario in qualche modo, ma anche a partire dalle stesse fonti, con progetti che divergono in maniera rilevante secondo la creatività di chi porta avanti le iniziative. In questo è un aspetto interessante dato dal fatto che mi è capitato più di una volta di sentire parlare rappresentanti di amministrazioni pubbliche che avevano intenzione di rilasciare i dati e la loro preoccupazione fosse che a partire da quei dataset il riutilizzo che se ne faceva potesse distorcere l'informazione che loro ritenevano fosse contenuta in quei dataset. Io credo che questo punto di vista, che in alcuni casi può anche essere giustificato, però nella stragrande maggioranza delle occasioni sia completamente al contrario rispetto a quale sia invece l'ispirazione di questo tipo di processo, ossia il fatto che gli scopi di riutilizzo e i suoi esiti sono molto spesso inaspettati. Il terzo fattore è legato delle forti esternalità di rete che esistono sia dal punto di vista e sul fronte della distribuzione dei dati. Da quando viene attivato un processo di rilascio di dati in formato aperto, a fronte di un costo iniziale che può essere anche significativo, l'aggiunta di nuovi dataset ha un costo molto molto ridotto, se non addirittura nullo. E questi effetti di rete ci sono ovviamente anche sul versante del riutilizzo. Quali sono i fattori abilitanti per far sì che effettivamente il rilascio di informazioni nel settore pubblico sia un impulso di imprenditorialità? Ne abbiamo analizzati alcuni, probabilmente ce ne sono anche di più. Prima si parlava di tariffazione. La tariffazione, valutare quale sia il principio di tariffazione più adeguato, significa in sostanza definire come debbano essere allocati i costi di generazione, riproduzione e divulgazione dei dati. Varie convincenti analisi portano a adottare come principio di tariffazione, a considerare nella tariffazione semplicemente i costi cosiddetti marginali, cioè quelli di riproduzione e di divulgazione dei dati. Questo ha delle evidenti ragioni convincenti sia dal punto di vista microeconomico, per il quale nel momento in cui le esternalità generate dal rilascio dei dati e sono massime nel momento in cui i dati sono gratis, tra virgolette, sono superiori al costo per il pubblico di mettere a disposizione, beh, questo è già un incentivo sufficiente ad adottare questa pratica di tariffazione. Poi ce n'è un'altra classe di giustificazioni altrettanto convincenti relegate al fatto che la generazione di banche dati pubbliche è stata già finanziata attraverso la fiscalità generale e quindi far sostenere nella tariffazione i costi relativi alla produzione di dati significherebbe farli pagare due volte. Questo approccio è stato adottato nella proposta di revisione della direttiva sul tema, che prevederà, se verrà approvata così come nella forma attuale, il tetto dei costi marginali come per la tariffazione, salvo eccezioni motivate e soprattutto eccezioni che devono sarà in capo alle pubbliche amministrazioni dover dimostrare che ci sono dei costi ulteriori che devono essere presi in considerazione. Questo è un aspetto molto importante. Secondo aspetto, lo abbiamo detto anche prima, le licenze che devono essere aperte, affidandoci al paradigma Creative Commons e gli attributi che ha, l'unico attributo veramente non problematico in questo senso è quello dell'attribuzione. Gli altri intuitivamente lo sono, naturalmente la clausola non commerciale, naturalmente la clausola non opere derivate, ma anche quella virale share alike può dare degli esiti, come dire, può restringere il mercato a valle anche al di là delle volontà di chi la applica. Terzo punto, più tecnico, è quello di applicare al rilascio dei dati l'approccio del web semantico in generale, quindi non solo dati machine readable, ma che siano possibilmente anche in formato linked, e questo per tuttora è qualcosa che è poco praticato negli esempi che abbiamo. Questo porta a un potenziale economico misurato recentemente per esempio dalla Commissione Europea in Europa a qualcosa come 140 miliardi di euro all'anno. Sono cifre da prendere con le pinze, naturalmente, perché sono frutto di stime che non sempre collimano poi con l'effettiva realtà, ma che comunque danno un'idea di quale può essere effettivamente l'impatto in termini di mercato. Questa era una prima classe di impatto, cioè creare imprenditorialità. La seconda è relativa al fatto che, nonostante il fatto che adesso ci sia un movimento open data che spinge per l'apertura di nuovi dataset, esiste tutto un insieme di informazioni nel settore pubblico che viene rilasciata,
tuttora, ma non informati secondo il paradigma pendente. Cioè sono mercati esistenti che sono regolati da dalle pratiche che non corrispondono a quanto abbiamo detto finora. Faccio due esempi per l'Italia che sono particolarmente paradigmatici, molto brevemente. Il primo è quello del registro imprese, famigerato registro imprese, che è un database di importanza significativa per la creazione di servizi a valle, cosa che infatti succede, è una banca dati sole source, cioè è solo Infocamere in questo caso che raccoglie i dati dalle camere di commercio che ha l'intero database disponibile. Infocamere riceve qualcosa come circa 60 milioni di euro all'anno dal rilascio di dati e il mercato a valle di servizi professionali che si basano su questi dati è stimato essere intorno ai 700 milioni di euro in un anno, quindi una partita particolarmente rilevante. La cosa interessante in questo caso è che oltre alla possibilità per i singoli ad accedere ai dati ovviamente sotto tariffazione, esistono i cosiddetti distributori del registro imprese di Infocamere, che sono ad oggi circa 48 se non ricordo male. Diventare distributore di Infocamere pone dei requisiti particolarmente stringenti in termini di capacità dimensionale e tecnologica, e quindi un mercato chiuso in sostanza, il che pone dei problemi dal punto di vista del benessere collettivo, perché queste barriere all'ingresso che esistono naturalmente limitano il mercato, un mercato che non è fatto sempre di vero valore aggiunto sui dati, ma piuttosto di vera distribuzione, così come proprio è l'etichetta che viene data a questi operatori, e quindi con il rischio che ci sia una catena per cui avvenga la cosiddetta doppia marginalizzazione sugli utenti finali, che poi sono potenzialmente una grande fetta di cittadini. In questo caso applicare un modello open data a questo ambito implicherebbe naturalmente in maniera graduale un ridimensionamento delle entrate del data holder, in questo caso Infocamere, ma probabilmente l'opportunità di aprire il mercato e quindi l'ingresso di nuovi operatori, ma anche il fatto che i cittadini possano accedere ai dati direttamente, non attraverso questi cosiddetti intermediari. Concludo con un altro esempio, che è quello dell'informazione catastale, che ha generato negli ultimi anni diverse controversie tra l'Agenzia del Territorio, che gestisce il dataset, i vari dataset, e li rilascia, e alcune imprese riutilizzatrici, controversie che sono tuttora in corso in parte. Anche in questo caso si tratta di una base informativa importantissima per lo sviluppo di servizi, sia dal punto di vista dei dati geografici, ma anche quello del mercato immobiliare. Parliamo di dataset molto grandi in termini di volume e una platea di utilizzatori piuttosto nutrita. Il modello che utilizza attualmente l'Agenzia del Territorio per il rilascio dei dati non è quello che abbiamo detto prima, cioè di costo marginale come tetto delle tariffe, ma è un modello che mira a recuperare i costi medi e quindi anche quelli di gestione della macchina, non solamente di rilascio dei dati. In questo caso, la faccio breve perché è piuttosto complessa la situazione, ma in questo caso si verifica una sorta di battaglia tra l'Agenzia del Territorio che gestisce i dati e i propri utilizzatori per chi, come dire, riesce ad accaparrarsi il mercato, e questo ovviamente a detrimento degli utenti finali, che poi anche in questo caso possono essere una grande platea, perché, come dire, le visure catastali o la gestione degli acquisti immobiliari è qualcosa che tocca i cittadini in una grande fetta. Anche in questo caso open data vorrebbe dire aprire il mercato. Quindi in questi mercati che già esistono è un paradigma che va sperimentato probabilmente gradualmente, però sarebbe interessante capire come applicarlo in questi casi, e non solamente sui nuovi dataset che vengono rilasciati, per ridurre possibilmente le barriere all'ingresso. Ridurre anche quelle rendite di posizione che esistono tra i riutilizzatori, per far emergere quelli che effettivamente producono valore aggiunto, che possono essere quelli attualmente parte del mercato, ma possibilmente anche nuovi operatori entranti. Ho concluso, grazie mille. Ringrazio anche Iemma per la precisione e la puntualità con cui ha terminato. Siamo perfettamente in orario, almeno nell'ambito del tempo che ci era stato dato. Ruberò solo 5 minuti alle eventuali domande, cercando di fare una sintesi, che non sarà una sintesi, ve lo dico subito, perché come avete visto i 3 interventi sono stati piuttosto eterogenei come contenuto. Quindi direi che sono idee che mi sono venute ascoltando e vedendo le slide dei 3 relatori mentre stavano parlando. La cosa che io ho molto apprezzato di tutte e 3 le relazioni è il fatto di focalizzarsi sul problema dal punto di vista della policy, non intesa come narrazione generale in cui spiegare il movimento dell'open data, ma
policy intesa come pratica da mettere effettivamente in atto per realizzare l'apertura dei dati a parte delle pubbliche amministrazioni. Io credo che solamente attraverso la costruzione, o meglio, solamente avendo dei buoni mattoni, per così dire, quindi delle idee chiare di base, possiamo effettivamente costruire strumenti, scenari che possono motivare l'utilizzo degli open data. Mi ha colpito in particolare quello che credo abbia implicitamente detto IEMA, cioè l'idea che tutto sommato per i dati valga una sorta di idea di neutralità analoga a quella di neutralità della rete, ossia di per sé il dato non è né buono né cattivo in qualche modo, no? Certo, ci possono essere degli utilizzi perversi, degli usi perversi del dato, ma questi usi perversi possono essere anestetizzati successivamente dal diritto positivo. Il diritto positivo, secondo me, serve proprio a quello, quindi è inutile in qualche modo porre barriere normative precedenti all'effettiva verifica di quelli che possono essere i rischi che si corrono liberando i dati. C'è anche, secondo me, un dibattito molto interessante sotteso a questo, che è più filosofico, se volete, cioè che cos'è un dato. Non ci metteremo qui a discutere di questo ovviamente adesso, però anche concepire il documento informatico, un documento, è un documento giuridico, non come un testo in qualche modo non ulteriormente scomponibile, ma concepirlo come insieme di dati, come considerando il dato linked, ovviamente il dato portatore di senso, come una monade che connessa alle altre costituisce il documento, secondo me potrebbe portare davvero avanti rispetto alla riflessione attuale su che cos'è un documento giuridico in formato elettronico. Ultima osservazione, un po' connessa in realtà con quello che ha detto prima Mochi Sismondi, che è quello che ha detto in realtà un mio studente quando io sto da un paio d'anni sono costretto, adesso in realtà lo faccio con un certo piacere, a insegnare informatica per la pubblica amministrazione, cosa che non ho mai insegnato prima. Ho pochi studenti, sono una decina, e io quindi mi ero un po' infervorato in discorsi alati, politici, stavo parlando di cittadinanza attiva, e un mio studente una volta mi ha detto: ma io non voglio essere un cittadino attivo, io voglio che l'autobus arrivi in orario, io voglio che insomma, che l'ufficio postale funzioni, io voglio che il comune, ecco, questa idea, secondo me, che il cittadino debba essere necessariamente attiva, secondo me non è una buona idea, banalmente, insomma, perché io non voglio contribuire o collaborare con la pubblica amministrazione. Sarò un po' cinico, per carità, però io non voglio collaborare con la pubblica amministrazione, io voglio che la pubblica amministrazione funzioni. Le esigenze di trasparenza, di accessibilità, in molti casi dipendono dal fatto che banalmente spesso la pubblica amministrazione non funziona. Allora io voglio capire perché non funziona. Ma se tutto funzionasse, chi se ne frega? Cioè, sono contento, fanno bene il loro lavoro. In qualche modo la pubblica amministrazione dovrebbe essere, a me, cittadino medio, mediamente interessato, appunto come il mio studente, invisibile. Dovrebbe essere un meccanismo che fa funzionare tutto, e a me non dovrebbe interessare niente altro. Ultima, finisco, no, con questo direi che ho finito, con questa un po' provocazione, per carità, ma insomma mi difendo dicendo che l'ha detto un mio studente, d'accordo? 5 minuti per le domande. Sempre quello che avevi detto tu una volta a proposito della PEC, nel senso che nel momento in cui è il cittadino ad avere una PEC, si fa insomma rintracciabile da parte della pubblica amministrazione anche quando magari non c'è bisogno che lo sia. È sì, forse in questo sì, siamo un po' fuori da, però sì, era un po' fuori tema, no, sì. Però insomma promuovere sempre, no, i dati si aprono in due direzioni, questo è il problema, no? Insomma, noi adesso siamo focalizzati sull'idea che sia la pubblica amministrazione a aprire i nostri dati, però di fatto io credo che una conseguenza inevitabile sia il fatto che la pubblica amministrazione, o meglio, forse noi dovremo, ci sarà quasi un obbligo, non so, forse giuridico, per noi di dare dati alla pubblica amministrazione, di farci noi in qualche modo di prendere noi, su di noi l'onere di fornire dati corretti, ad esempio, cosa che adesso non abbiamo. Io non so se sia una buona o una cattiva cosa. Io non ho aperto la PEC perché io ho terrorizzato all'idea che non tanto io riuscirò a comunicare con la pubblica amministrazione, ma che la pubblica amministrazione iniziasse a mandarmi cartelle delle tasse pazze, ad esempio, no? Perché se io ho una PEC aperta, le comunicazioni possono arrivare da lì anche, no? Quindi purtroppo, appunto, agiamo in un sistema che non è perfetto, no? Quindi aprire la comunicazione vuol dire aprirla in due direzioni. E a me, io ho fatto tutte le cose che bisognava fare, ho smadonnato un pochettino perché all'inizio non si riusciva, insomma. Poi dovevo semplicemente andare all'ufficio postale ad attivare la casella di posta elettronica certificata, ho detto: ma perché lo sto facendo? Cioè, quante volte all'anno io interagisco con la pubblica amministrazione?
quest'anno credo nessuna, peraltro l'anno scorso ho dovuto rifare la carta d'identità, cioè queste, cioè, quando davvero bisogna sapere qualcosa che già non trovo, che già non mi è a disposizione. Quindi appunto l'apertura del canale è bidirezionale, no? La pubblica amministrazione a noi, ma anche noi alla pubblica amministrazione. Come cittadino questo non è, non sono contrario a questa innovazione, però insomma, secondo me bisogna pensare anche a queste cose, no? Non si può pensare appunto di avere solamente dei vantaggi, proprio come cittadino parlo, come singolo individuo, insomma. Però appunto siamo un po' fuori tema, io direi. Bocciato, forse, mi dispiace. Sono molto interessanti i dati, io credo che abbiano, poi anche vedo dai retweet, i dati sugli economics di questo mercato. Noi abbiamo parlato, ne parleremo anche dopo, di open data in settori dove forse non esiste un interesse strutturato. Allora, la mia domanda era: come secondo voi è percepita questa innovazione open data rispetto a questi mercati, che è evidente che laddove vi sia effettivamente una dimensione così importante, probabilmente si possono effettivamente anche creare nuovi modelli di business, innovazione e crescita. A che punto siamo e che cosa potrebbe essere utile fare per raggiungere anche quei mercati così potenzialmente succulenti? Ma io credo che, come si può immaginare, le inerzie sono tantissime. Secondo me un aspetto fondamentale, cioè se devo sintetizzare questo concetto, un aspetto fondamentale è uscire dalla logica dei distributori, cioè l'idea che ci siano degli operatori che distribuiscono i dati, siano certificati a farlo e solo il loro riutilizzo sia, in qualche modo, mantenga l'integrità delle fonti di dati originali. Questo è assolutamente discordante con l'obiettivo finale dell'open data. Nei mercati che ho citato invece è una filosofia che viene applicata sia perché c'è una qualche apprensione rispetto all'integrità dei dati, che quindi devono essere trattati in un certo modo e non in un altro, ma soprattutto c'è l'idea che probabilmente mantenendo un mercato a valle che è florido abbastanza ma non aperto, ci sono dei vantaggi sia per chi rilascia i dati vendendoli sia per questi operatori nel mercato. Per tutti gli altri no, sia per chi vorrebbe fare servizi ma non riesce ad accedere per delle barriere strutturali, che sono quelle che più o meno ho descritto, e sia per i cittadini che ricevono questi servizi. Credo che cominciare a sperimentare gradualmente in questi mercati i principi open data sia positivo. Sicuramente va fatto gradualmente, sia per un aspetto politico, diciamo, ma anche perché questo creerebbe comunque degli scompensi economici all'interno dei flussi che ci sono in questi mercati, che nel breve termine dovrebbero essere tamponati in maniera diversa, quindi probabilmente dobbiamo farlo gradualmente. Però l'inerzia è forte e non penso che possa arrivare da dentro un impulso a cambiare questo approccio. Quindi ben vengano le iniziative anche dei cittadini che chiedono di poter accedere ai dati senza dover pagare, senza dover passare da dei distributori. Infocamere ha un introito, dal rapporto annuale loro, ha un introito di circa 90 milioni di euro. 60 di questi 90 milioni sono derivanti dal rilascio dei dati. 60 sono la metà dai distributori, circa. Infatti dovrebbe compensare, diciamo che un modello aperto, secondo delle stime spannometriche, toglierebbe a Infocamere i ricavi dalle singole query dei singoli cittadini, che sono circa 10 milioni di euro proprio a spanne. Questo ricavo dovrebbe essere integrato in un altro modo, anche perché, se non sbaglio, il modello di Infocamere è di tipo cioè riceve poi un finanziamento che la porta al break even annualmente rispetto a quanto riceve. Naturalmente, per questo dico, creerebbe uno scompenso che andrebbe a essere compensato. Però, dal punto di vista del benessere collettivo, probabilmente sarebbe meglio che succedesse questo e che si aprisse il mercato dei distributori in qualche modo. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma stiamo parlando di un caso in cui anche chi va a depositare i dati, certo, paga. È vero, giustamente non l'abbiamo ricordato ed è giustissimo. Il caso del registro imprese e delle camere di commercio è interessante anche per questo, perché ha degli introiti dai due versanti, dal rilascio dei dati, l'abbiamo detto, ma anche dall'upload, ossia
come sappiamo tutti, quando si apre, si registra un'impresa, ma anche quando si fanno delle modifiche ai dati rilevanti, si pagano dei diritti di segreteria, che sono, non sono proprio pagamenti, non sono proprio tariffe, ma sono diritti, e quindi effettivamente c'è un introito che era quel versante lì. Quindi noi abbiamo iniziato a lavorare, noi con il mio gruppo in Bicocca, con la Danimarca. La Danimarca è molto avanti su questa cosa. Il modello, secondo me, che propongono loro è davvero interessante, perché i cittadini possono accedere a tutti i dati pubblici dello Stato fino a un certo livello gratuitamente. Se vuoi andare un po' più in là e scaricare qualcosa in più, paghi, ma cifre del tipo, non so, 50 centesimi, un euro al massimo, insomma. E vabbè, oddio, i danesi sono 5 milioni, per carità, quindi cioè sono metà della popolazione della Lombardia, quindi effettivamente i meccanismi sono diversi. Però lì funziona molto bene, perché questo modello è ormai consolidato, credo, da 2 anni, credo. L'altra cosa fantastica, ad esempio, è che il cittadino danese ha questo portale in cui entra e può controllare tutti i dati che la pubblica amministrazione danese possiede su di lui e interagire. Non chiedete il nome del portale perché è in danese, ovviamente, francamente non me lo ricordo. però è davvero una cosa, insomma, ripeto, sono 5 milioni, per carità, sono davvero pochi, quindi meno persone più facile. Però il modello, secondo me, è interessante, perché i dati, appunto, vengono venduti a pochi centesimi alla fine. Uno davvero interessato può scaricarsi con un euro la cosa che gli interessa, insomma, il costo di un quotidiano più o meno. Quali sono le situazioni tipiche di applicazione del diritto di accesso per i giornalisti rispetto ai dati che era segnalato nella presentazione di prima? In realtà ai giornalisti è riconosciuto proprio il diritto di accesso, cioè loro fanno un'istanza di accesso normale e possono ottenere tutti i documenti, quindi l'accesso è diverso dal riutilizzo. Io volevo soltanto dire che i giornalisti, ok, esercitano il diritto di accesso e non il riutilizzo, che in realtà a livello logico sembrerebbe applicabile, perché i giornalisti riutilizzano. In realtà però gli è riconosciuta la possibilità dalla giurisprudenza di utilizzare lo strumento dell'accesso ai sensi della legge 241 del 90, in quanto tutelano un loro diritto fondamentale, il diritto di informazione. Ma questo significa che se viene negato l'accesso ai dati, in qualche modo si può ottenere legalmente? Sì. Ma anche per quanto riguarda, non so, dei dati come le genealogie delle famiglie, per esempio? Sì, perché l'accesso, adesso vabbè, poi nel caso in cui la pubblica amministrazione dovesse negare, si può fare entro 30 giorni o il ricorso amministrativo alla commissione per l'accesso in caso di amministrazioni statali, ovvero il ricorso al TAR. E in questo caso il giudice deciderà se nel bilanciamento degli interessi tra la libertà di informazione e il diritto alla riservatezza, solitamente, del terzo interessato, quale dei due sarà prevalente. Però deve considerare che il diritto d'accesso, a differenza del riutilizzo, può essere considerato prevalente anche rispetto alla tutela della riservatezza dei dati sensibilissimi in alcuni casi. È per questo che in realtà l'accesso è molto più dà molte più possibilità rispetto al riutilizzo.